Ed ora il momento atteso, il momento più atteso della serata, Gigi Castelletti. Cari amici, buonasera a tutti. Io ringrazio Davide, Massimo, Giovanni, Gianconta, la Cinzia, Alberto e Aldo per le parole che hanno detto, anche forti e incoraggianti nei miei confronti, ma io voglio salutarvi uno per uno e in particolare salutare tutti i candidati ed i sostenitori del Popolo della Libertà. Per confermarvi che la scelta condivisa di appoggiare la mia lista civica e la mia candidatura a sindaco ha in effetti creato una alternativa vera e seria di voto alla città di Verona. Il quadro qualche mese fa era assolutamente fermo. La vittoria del sindaco uscente era scontata e la sinistra soddisfatta di mantenere la sua posizione di opposizione. Ora non è più così. Chi non si riconosceva più nei due candidati o chi aveva deciso di non andare a votare si interroga e ci dimostra grande, grandissima attenzione. Soprattutto dopo aver capito il nostro messaggio, destinato a tutti, ma in particolare ai moderati di centro, laici e cattolici, che si riconoscono nei valori più alti del Popolo delle Libertà, dell'UDC, del FLI e degli amici socialisti, fino ad arrivare ai moderati di sinistra. Noi diciamo che vogliamo amministrare la città, io insieme con voi e con gli altri partiti della coalizione. Diciamo chiaramente che non vogliamo strumentalizzare il consenso per carriere politiche o convenienze. Questo deve cessare. Più tempo nel comune, nel consiglio, nelle commissioni e meno tempo fuori dal comune. È lì che si amministra. Il sindaco deve fare il sindaco della città e deve essere chiaro questo. Io credo che la città, i cittadini che andranno a votare, hanno capito che il sindaco uscente tutto voleva fare tranne che amministrare la città. E la prova è nel fatto. Dopo aver incassato la volta scorsa il 61% del consenso, dopo che io la volta scorsa, come ricordava qualcuno, ero disponibile e ho fatto un passo indietro nel momento in cui i partiti hanno trovato il loro accordo, io che ho cercato di essere uomo di condivisione e non di divisione, adesso ho visto che invece chi diceva essere di unione in realtà pensava ad altro. Un anno e qualche mese dopo l'elezione al sindaco era pronto a diventare, se l'avesse potuto, presidente della Regione Veneto. Non è stato così, il percorso è stato diverso e adesso sceglie di ricandidarsi a sindaco, ma con un obiettivo diverso, che è quello evidentemente nazionale. Nel suo partito, che è legittimo, ma però deve essere più importante quando si decide di fare il sindaco, dire con chiarezza che si amministra la città. Una volta chiuse quelle esperienze, si possono fare tutti i legittimi percorsi che si ritengono opportuni. Diciamo che vogliamo, io insieme con voi, i partiti della coalizione, perché questo abbiamo condiviso,
Vogliamo amministrare la città per contribuire a risolvere il problema dei problemi, che è quello di natura economica, che è quello dei posti di lavoro. L'economia è in recessione, è difficile prevedere a tutti e a qualsiasi livello quando la situazione economica migliorerà, sicuramente non in tempi brevi, ed è del tutto evidente che se vengono meno posti di lavoro viene meno ricchezza che non va più alle aziende e che non le va più nelle famiglie, quindi aggravando i problemi che già ci sono, che sono tanti, non solo per le aziende, non solo per le famiglie, ma anche per le fasce più deboli, giovani o anziani o chi abbia qualche problema, chiunque sia. E qui credo che insieme abbiamo le idee molto chiare. Occorre creare ricchezza e quindi dobbiamo intervenire con decisione sul sistema per quello che è possibile fare all'amministrazione comunale per, appunto, ripeto, originare ricchezza. Come? Incominciamo innanzitutto valorizzando gli enti e le aziende, con professionisti, cioè che abbiano le caratteristiche e le competenze del sapere professionale, dei titoli, e diciamo basta al curriculum di appartenenza politica. Ormai è fuori dalla storia, perché la storia economica dà torto a questo modo di fare. Io ho un po' di emozione quando vengo qui a parlare, perché quando, la prima volta che parlai qua, fui la presidente della fiera e mi ricordo che nella seconda fila, proprio qui davanti a me, c'erano degli amici della fiera di Verona che parlavano che il Vinitaly tracciava l'ultima edizione perché poi si sarebbe spostato a Milano. Noi abbiamo resistito a questo. Abbiamo tenuto unita l'azienda fiera, ma abbiamo ragionato prima di tutto per l'azienda e nell'interesse dell'azienda. Tutte le altre cose venivano e sono venute dopo. Ricordo questo perché questo credo che sia il modo di fare, e cioè ragionare nell'interesse dell'azienda, quindi nell'interesse della città, con persone competenti che abbiano questo obiettivo e nessun altro obiettivo finché rivestono quelle cariche o ricoprono quei posti. Mi sono occupato, come ricordava qualcuno, anche del consorzio ZAI. Era un ente sperduto nella zona sud della città che non aveva grande riconoscimento dal punto di vista della capacità di generare ricchezza. Però invece io ho visto che poteva farlo perché era stata una grande intuizione insieme con qualche altra dei politici di razza di Verona, quelli che avevano come obiettivo l'interesse della città, generare ricchezza, insediare aziende. E quindi credo che uno di questi aspetti sia proprio nel tema che dicevo prima, di creare appunto benessere, sia sbarrare il passo alla delocalizzazione delle aziende, che è un fenomeno che sta avvenendo nel comune di Verona, sia verso comuni limitrofi, ma sia soprattutto verso l'estero. Le aziende qui chiudono, licenziano dipendenti, vanno da un'altra parte e riassumono dipendenti. È tutto difficile e complicato questo, però, e lo vediamo anche dalle difficoltà del governo nel ricercare e trovare stimoli per la crescita, perché è tutto complesso e viene visto tutto nel lungo periodo. Io credo che come amministrazione comunale possiamo fare delle cose utili in questo senso. Basta avere un po' di coraggio e un po' di fantasia. Sicuramente dovremmo immaginare di semplificare la burocrazia, quelle che sono tutte le doppie, le triple carte, i timbri, i bolli, tutta quella cosa insopportabile.
facile per la gente e soprattutto per l'imprenditore. Qui mi pare che c'era qualcuno che avesse la delega alla semplificazione, non tanto a Verona, ma forse in territorio nazionale. Io questa semplificazione non la vedo, ma soprattutto non ha importanza che non la veda io. Non la vedono gli imprenditori, tant'è che fanno fatica a rilocalizzare le loro aziende nel nostro territorio. Ma anche raggiunto questo risultato, credo che non sia ancora sufficiente, perché se già ce l'hanno gli altri, credo che bisogna trovare qualcosa di più. E quindi per dare dei vantaggi competitivi bisogna lavorare su accordi singoli con gli imprenditori che vogliono riqualificare o vogliono insediare le loro aziende nell'ambito di quella finestra che è il contributo di sostenibilità che va dato all'amministrazione pubblica. Meno contributo rispetto a più posti di lavoro che vengono creati, stabili in accordo con i sindacati e con tutte le attenzioni del caso. Quindi il tema e quindi l'approccio è di un nuovo modo di fare amministrazione, a mio avviso, che serve in questo momento. Anche perché i progetti possono essere tanti e più diversi, le ricette altrettanto, però credo che vada considerata la capacità di farle in relazione ai denari disponibili per realizzarle. Allora il nuovo approccio di amministrazione, questo io un po' mi prefiggo e ho condiviso con voi e con gli altri partiti della coalizione, che il comune non sia solo il comune, l'istituzione. Deve rimanere l'istituzione perché è scritto nella Carta Costituzionale, così ci è stato insegnato e così vogliamo. Però il comune deve essere un po' più azienda e soprattutto deve essere facilitatore della comunità che con i suoi rappresentanti e il suo sindaco amministra. Allora l'obiettivo è quello di importare nell'amministrazione pubblica pochi criteri, almeno alcuno dei criteri, che vengono utilizzati dall'imprenditore nella società privata. E non è un caso che nella storia si dica, anche la nostra storia amministrativa, il comune non lo può fare meglio che lo faccia il privato. Non è così. Il comune può fare come il privato a qualche condizione. E le condizioni sono semplici. La prima condizione è quella di focalizzare il problema da risolvere, pianificarlo, ma poi decidere. In tempi rapidi, in tempi brevi, nei tempi giusti. Secondo aspetto caratterizzante è che si debbono guardare i conti. I conti hanno sempre il contenuto della verità e alla fine un bilancio, alla fine del 31-12 di ogni anno, come nelle aziende, anche nel comune, i conti o sono positivi o sono in pareggio o sono negativi. Altre parole non ci sono e tutte le altre sono chiacchiere. Per fare questo dobbiamo sforzarsi a fare in modo che non accada quello che sta accadendo. Il bilancio consuntivo del comune credo che sia stato depositato qualche giorno fa, quindi c'è anche la difficoltà di capirlo. Ma soprattutto mi pare che in un'azienda, e quindi nel comune azienda, il bilancio di previsione debba essere fatto tempestivamente. Voi che siete imprenditori fate nelle vostre aziende, ma come si fa anche nelle famiglie, il bilancio ad inizio d'anno, indipendentemente dai termini legislativi per cui si possa presentare al 30 di giugno. Perché quest'anno, per esempio, arriveremo ad un bilancio di previsione al 30 di giugno, poi sarà luglio, inevitabilmente agosto, e saremo già nella situazione di vedere il bilancio definitivo, non il bilancio di previsione. Con grave nocumento all'amministrazione, perché i bilanci, soprattutto quelli di previsione, sono fatti per avere degli obiettivi da correggere anche in corso d'opera al verificarsi di determinati eventi.
Quindi l'amministrazione pubblica deve anticipare, fare come le aziende, per essere in grado di correggere la propria rotta amministrativa e per portare i bilanci in tranquillità, in solidità, senza lasciare debiti a chi verrà dopo il mandato amministrativo. Per fare questo è un'altra cosa che possiamo mutuare dal modo comportamentale delle aziende che lavorano sul libero mercato e che lavorano per avere profitto e per generare ricchezza, che è quello della gestione delle risorse umane. Io credo che nell'ente pubblico, se si vuole fare un dispiacere ad un assessore, gli si dia il personale, l'assessorato al personale. Invece nelle aziende private non è così. Vicino al leader, al capo azienda, ci deve essere il personale messo a regime, le persone con le competenze messe al posto giusto, e si dovrà cominciare a ragionare anche nella pubblica amministrazione per obiettivi. Per esempio cominciando a ragionare sulla remunerazione, perché può essere introdotto un concetto di remunerazione variabile e quindi aggiuntiva in relazione agli obiettivi che vengono raggiunti. Un'altra cosa da focalizzare e che non viene assolutamente considerata, salvo poi verificarne gli effetti negativi, è che nelle aziende partecipate, le aziende partecipate, oltre ad avere, ma questo l'abbiamo già detto, personale preparato e non di appartenenza nell'amministrazione, hanno in questo momento poi dei margini operativi e quindi dei risultati economici molto contenuti in relazione alla difficoltà di mercato, alla crisi e eccetera. Bisogna equilibrare, bisogna agire con cautela con riguardo alla distribuzione degli eventuali utili delle aziende partecipate o possedute dal comune. Io mi sono guardato la relazione al bilancio consolidato del 31-12-2010, perché quella del 2011 non è ancora a disposizione, e nella stessa relazione del gruppo ADSM è scritto che, testualmente, per il 2011, e quindi non li sappiamo ancora i risultati, ma era scritto che per il 2011 ci saranno problemi a realizzare gli investimenti che l'azienda si era prefissa. Perché? Perché ha ridistribuito troppi utili rispetto alle necessità dell'azienda medesima. Allora non è possibile che un'azienda si indebiti sul bancario a breve per distribuire utili, perché le conseguenze saranno sotto gli occhi di tutti. O non si raggiungono, o non si fanno investimenti, o per fare investimenti si va alla ricerca di denaro e quindi si aumenta l'indebitamento, oppure si ritorna al comune, il quale per restituire deve agire sulla fiscalità locale, oppure non ci saranno servizi adeguati. Questo credo che sia una cosa da tenere in alta considerazione dove il comune partecipa. Il comune poi deve assolutamente vigilare nelle sue partecipate, perché è incredibile che sull'azienda aeroporto strategica che hanno voluto e che soddisfa dal punto di vista dei servizi un bacino che va oltre il nostro comune amministrato abbia uno stop di debiti impossibile da recuperare, e quindi ci dovranno trovare soluzioni coraggiose probabilmente, perché in giro non si trova nessuno che faccia della beneficenza. Quindi è un'azienda che dovrà essere profondamente ristrutturata. Abbiamo tutti fiducia nel nuovo presidente e nel direttore che sono stati incaricati da poco, però si vorrà vedere il piano industriale con gli obiettivi e con tutto quanto necessario per formulare un giudizio prognostico favorevole ad un'azienda così importante. E allora
Credo che un'altra regola, e vado a chiudere, per una sana amministrazione sia quella di considerare che quando i margini o la redditività è bassa, bisogna agire per far quadrare i bilanci sulla leva dei costi, perché se è basso uno bisogna agire inevitabilmente sull'altro, una regola matematica e una regola contabile. Allora gli sprechi vanno eliminati, va eliminato tutto quanto non serva e che possa essere considerato distruzione di valori per far funzionare l'azienda e per far quadrare il bilancio. Quindi un approccio molto pragmatico nei confronti delle problematiche. Pragmatico al punto tale da poter dire, e io l'ho sempre detto, che non è sufficiente un buon progetto per risolvere un problema. Accanto a un buon progetto ci vuole il supporto di un piano economico-finanziario sottostante che sia adeguato, perché altrimenti o il progetto non parte, o se per caso parte ma si blocca a metà del percorso, ci sono solo disastri dal punto di vista degli impatti, e mi riferisco ad alcune problematiche che sono in agenda e che sono nei programmi, e soprattutto creano disastri di natura finanziaria che dovrà la città pagare non ora ma magari in futuro. Quindi, per andare a chiudere, credo che il cittadino vada considerato al centro della nostra attività amministrativa. Un'attività amministrativa trasparente e tempestiva nell'informazione e nel fornire i dati per i giudizi che tutti debbono dare, giorno per giorno, non solamente quando ci sono i momenti elettorali. Tempestività nelle risposte e avere come obiettivo l'interesse dell'ente che si amministra, del comune e null'altro. Sono giorni, credo di poter dire, di campagna elettorale serrata, ma che vale la pena di fare. Per tutti i motivi che ho cercato di dire sinteticamente e che abbiamo condiviso. L'obiettivo credo che sia a portata di mano, perché il nostro obiettivo è quello di non far raggiungere il 50,1% al sindaco uscente e quindi di andare al ballottaggio. Quindi in questo senso non sono d'accordo che sarà una campagna breve, ma sarà una campagna lunga la nostra, che durerà fino al 20 di maggio, se non ricordo bene, quando ci sarà la nostra campagna. È già iniziata, non durerà fino al 6 al 7 di maggio, ma durerà fino al fine di maggio. Sarà entusiasmante perché credo che ne valga la pena e abbiamo tutto chiaro, tutto nel programma, grandi forze, grandi candidati, una coalizione coesa per portare avanti a fianco con me e a fianco della mia lista civica, fatta di professionisti, non di professionisti della politica, di professionisti che hanno nel loro curriculum titoli, sapere e competenze. Mescolando tutto questo con un po' di attenzione, con tanto buon senso, con tanta buona volontà, credo che il risultato lo coglieremo. Verona non può essere isolata. Verona in questo momento è isolata, io non mi occupo di politica, ma Verona, che è la porta dell'Europa, è isolata non solo dall'Italia, ma è isolata anche dall'Europa. E credo che la gente, quei moderati che dicevo prima, laici e cattolici, centristi, sappiano cogliere esattamente tutta la situazione. E al di là dei trasformismi ben tracciati da qualcuno che mi ha preceduto prima, abbia anche capito che chi vota Tosi vota la Lega Nord. E la Lega Nord in questi giorni predica la secessione. La parola non condivisibile.
andiamo avanti con progetti normali, adeguati del Paese, ma soprattutto focalizziamo la nostra attenzione su una buona e corretta amministrazione. Grazie.